5 giorni di conferenze e confronti sui temi di innovazione su cui sta lavorando il Comune di Genova. Ancora un successo per la Genova Smart Week, che ha coinvolto a Palazzo Tursi decine di aziende e stakeholder del territorio su temi come città circolare, edilizia 4.0, transizione ecologica, mobilità e logistica smart. Una settimana in cui verranno presentati 50 grandi progetti, 50 già organizzazioni per cui la città diventerà veramente una città smart. Noi stiamo facendo un grande lavoro. Come associazione Genova Smart City abbiamo creato in questi 2 anni un network importante che si sta rivolgendo a tutti, quindi istituzioni, enti, associazioni. E a livello nazionale ed internazionale siamo già molto apprezzati, abbiamo attivato collaborazioni già in Italia, lo vedrete qua, parteciperanno delle città anche italiane in un modello di scambio di innovazione, un modello anche di scambio di progettualità per migliorare proprio questa città che sta già correndo verso un futuro innovativo, sostenibile, digitale e inclusivo. Questa settimana è fatta proprio per i cittadini, per raccontare ai cittadini cosa stiamo facendo, ma anche per gli stakeholder, tutti gli investitori, perché molti di loro ci dicono che siamo la città che sta crescendo di più in Italia. Quindi questo vuol dire tanto, vuol dire molto. Abbiamo un territorio che non è molto vasto, ma stiamo veramente investendo tanto. Il comune, noi siamo l'associazione che progetta, che sostiene, che porta avanti questo network e questa comunicazione, questa divulgazione. Questa settimana abbiamo presentato oltre 50 progetti, tutti promossi dal Comune di Genova e con partner sia di aziende che altre associazioni che altri enti. E quindi questa città ha dimostrato ormai di essere in prima classe per quanto riguarda l'evoluzione verso una città smart, attraverso progetti concreti che stanno cambiando la qualità di vita dei cittadini. La tecnologia può davvero cambiare la vita dei cittadini? Assolutamente sì, l'importante è sempre mettere al centro quelli che sono i bisogni reali dei cittadini. Però ormai la tecnologia è pervasiva, come abbiamo detto durante questa settimana, è ovunque e quindi va utilizzata bene proprio per creare questo tipo di, per aumentare la qualità di vita del nostro paese.